L'ex re dei paparazzi e la vicenda della soubrette diventata escort. Lunedì scorso è uscito il nuovo magazine online di Fabrizio Corona, ovvero Taking. Sono passati solo pochi giorni e già ha collezionato una serie di scoop incredibili. Quello che sta facendo discutere nelle ultime ore è la storia di una soubrette, dall'identità ignota, che ha rivelato di essere diventata una escort per far fronte alla vita agiata che desidera da tempo. Nuovo scoop di Fabrizio Corona. Anche se gli è stato affibbiato l'appellativo di ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona è tornato alla grande sull'editoria online e ultimamente ha tirato fuori alcuni scoop su gossip. La news che ha alzato un polverone mediatico riguarda una clamorosa confessione di una nota showgirl. La donna in questione, il cui nome The King non ha svelato, ha detto di aver intrapreso il mestiere di escort. Stando alle dichiarazioni della diretta interessata, avrebbe partecipato in passato ad un famoso reality show. A quell'epoca ottenne un grande successo, soldi e fama. Poi col tempo le proposte lavorative sono state sempre di meno, fino a quando nessuna discoteca o trasmissione televisiva l'ha più invitata. A quel punto la donna, per ottenere dei soldi facili e in poco tempo, ha preso una drastica decisione. Chi è la showgirl che Fabrizio Corona ha smascherato sul suo magazine? Io avevo bisogno di soldi, così ho deciso di prostituirmi. Ha dichiarato la showgirl misteriosa al magazine di Fabrizio Corona. Dopo lo scoop lanciato da quest'ultimo, sul web si è scatenata una vera e propria caccia all'identità di questa donna. Per il momento non è venuto a galla nulla in particolare, ma si vocifera che potrebbe aver partecipato alla Pupa e il Secchione, reality show andato in onda qualche anno fa su Italia 1. Programma che tra qualche settimana tornerà con la nuova stagione sempre sulla stessa rete Mediaset. Quindi The King di Corona sta collezionando una serie di scoop incredibili.